con questo decreto ministeriale di Franceschini, protestano tutti, protestano quelli che sono stati riconosciuti, protestano gli esclusi, insomma è una protesta veramente generalizzata in tutta Italia. Il deputato Buttiglione in Commissione Cultura a Napoli per ascoltare gli operatori teatrali cittadini sugli effetti del cosiddetto decreto Franceschini, che lo scorso anno ha modificato i criteri di assegnazione dei fondi pubblici per il teatro. Unanimi le critiche e le accuse al decreto che, secondo i giudizi della platea, penalizza duramente i teatri di ricerca e la cultura al sud. Franceschini nei giorni scorsi ha voluto dare il suo omaggio a Luca De Filippi e alla grande tradizione teatrale napoletana. Avrebbe fatto bene a omaggiarlo in vita con le famose commissioni di qualità, che hanno dato 30 di qualità, però poi si è trovato improvviso 100.000 euro in meno alla compagnia di Luca De Filippi. Di fatto si sono identificati alcuni poli aziendalistici pubblici intorno ai quali catalizzare tutte le risorse finanziarie del paese, stravolgendo la geopolitica territoriale, produttiva e creativa del paese stesso. Domani debutta Noi Motus, la settimana prossima i Marcino Marcidoris, come dire, i grandi nomi della Però ricerca non c'è italiana. teatro per Però non sono teatro, non puoi essere disconosciuta da una commissione che non ti conosce, hai capito? È veramente volgare. Lo Stato può permettersi di demandare valutazioni artistiche vitali per il nostro lavoro a gente che non lo conosce, o perlomeno lo conosce solo in teoria. Noi, teatri di serie B, siamo stati completamente cancellati, mai riconosciuti, ma è ridicolo pensare che Napoli, per esempio, è una città senza un teatro, senza un esercizio teatrale riconosciuto. Durante l'incontro sono state evidenziate le maggiori criticità conseguenti all'applicazione del decreto, ipotizzando soluzioni per porre rimedio alle questioni più urgenti. Da un lato vi do una disponibilità, però dall'altro vi invito ad un lavoro. Se voi mi date il materiale, l'idea di come si possono costruire due emendamenti che abbiano la funzione di mettere due cerotti alle ferite più sanguinanti che questo decreto porta al corpo del teatro italiano, io mi impegno a presentarli in aula, purtroppo non lo possiamo più fare in commissione, e a cercare di costruire su di essi un consenso. Io chiedo un cerotto morale, si può avere un cerotto morale? Proviamo. Cioè possiamo sapere perché, almeno la soddisfazione, sapere perché, in base a quale cosa noi siamo stati giudicati non meritevoli.